Buongiorno a tutti, siamo qui con Salvatore Brizzi, siamo qui in diretta ai nostri uffici di Barcellona, qui dietro ci sono gli uffici degli alieni, infatti sì, alziamo un po' il desktop, li vediamo anche, questi sono i nostri uffici di Barcellona e siamo qui con Salvatore che sarà uno dei relatori di Appuntamento col Futuro. Salvatore per me è stato un grandissimo punto di riferimento del mio percorso di crescita personale e spirituale. E quindi diciamo, gli ho chiesto di intervenire ad Appuntamento col Futuro, gli ho chiesto di fare questa intervista proprio per far spiegare a lui dei concetti che sostanzialmente ho imparato da lui, che cosa vuol dire. Il lavoro su di sé, cioè per me c'è stato un momento nella mia vita in cui sono passato dalla crescita personale al lavoro su di sé, cioè dal crescere, quindi raggiungere gli obiettivi, tutte cose importantissime della crescita personale, motivazione, eccetera, eccetera. Sono passato a un lavoro su di me, quindi un lavoro su un piano diverso, su un piano animico che insomma Salvatore può trattare sicuramente meglio di me. Questo è stato un grandissimo cambiamento per la mia vita. Per me, ed è per questo che poi ti ho chiesto di intervenire a Appuntamento col Futuro, per me è un onore poter avere te che spieghi queste cose sostanzialmente che ho imparato da te. Quindi, intanto, buongiorno. Buongiorno, ciao Buongiorno. e ciao a tutti. L'intervista di oggi, secondo me, serve a trattare un po' di temi che possono aiutare i ragazzi a andare verso il loro futuro, a trovare la loro missione, a fare tutto quello che passa secondo me per un lavoro serio su se stessi. Sono andato bene con la presentazione, Salvatore. Mi Sei confermi che andato non è benissimo. stata. Ok. Anzi, hai fatto una bellissima distinzione tra quello che è la formazione per la crescita professionale e il lavoro su di sé. Perché hai parlato di questo passaggio che hai fatto tu e che io mi auspico sempre che facciano coloro che iniziano con la formazione. Iniziano con la formazione che riguarda più che altro l'aspetto lavorativo, magari per riuscire a vincere qualche piccola paura o esitazione sul lavoro o perché vogliono imparare qualcosa riguardante la leadership. E poi si rendono conto che c'è un qualcosa di più profondo e che anzi non solo c'è qualcosa di più profondo, ma non è un'opzione. A un certo punto uno si rende conto che non è una delle tante opzioni, è praticamente obbligatorio se vuoi veramente ottenere qualcosa di stabile, che quindi poi puoi utilizzare sia in azienda sia nella tua vita privata. C'è un passaggio nel tuo libro Risveglio, che è uno dei miei preferiti, che dice proprio questo, dice, voi vado a memoria perché poi magari lo ritrovo, voi volete raggiungere una soddisfazione personale, affettiva, emotiva, eccetera, eccetera, lavorativa, oppure volete identificarvi con l'anima. Però guardate che raggiungendo una soddisfazione personale, universitaria, emotiva, affettiva, non è detto che trovate quella realizzazione con l'anima. Invece, se vi identificate con l'anima, poi dopo tutto il resto vi verrà dato in aggiunta, cioè, quindi tutto il resto vi verrà dato come. E quindi avrete anche una soddisfazione personale, eccetera, eccetera. Sì, infatti praticamente hai citato il Vangelo in questa frase, perché è vero che quando uno si occupa delle cose più elevate, in questo caso noi stiamo parlando dell'essenza, ecco, poi tu hai usato il termine anima, possiamo usare un qualsiasi termine, ognuno poi ha il suo personale per indicare la sua parte profonda, l'essenza, il vero sé. Quando uno riesce a toccare quel qualcosa di più profondo, il resto davvero viene dato in aggiunta, solo che è qualcosa che costa fatica. È qualcosa che costa sacrificio, perché non è qualcosa che tu puoi fare in un weekend, ovviamente. E mentre determinati piccoli risultati li puoi ottenere anche in un weekend e puoi ottenere anche qualcosa che poi ti cambia la vita dal punto di vista professionale, alcuni risultati più profondi li puoi ottenere solo se poi lavori quotidianamente per il resto della tua vita, perché non c'è fine a quanto puoi scendere in profondità e questo dà un risultato che è anche esteriore. Ti faccio la prima domanda. Dato che diciamo, il nostro pubblico è, penso che sia, immagino che sia di ragazzi tra i 20 o 30 anni, almeno questo è il pubblico che segue me, vorrei sapere un po' chi era Salvatore Brizzi, anche perché non lo so, sinceramente, chi era Salvatore Brizzi a 20 anni, 25 anni, 30 anni, cioè qual è stato il tuo percorso proprio da giovanissimo, insomma? Allora, mi sa che devi scegliere tra le varie fasce di età che hai citato, Sì, perché certo, io ho sì. vissuto più vite dentro la stessa vita. Sì. Per cui c'è stato il Salvatore Brizzi sportivo che faceva atletica leggera, e questo prima dei 18 anni, fino a qualche anno dopo i 20, insomma, diciamo dai 17 ai 22-23 anni. Poi c'è stato il servizio militare. Ho fatto un servizio militare Cosa particolare. sconosciuta alla nostra generazione, perché non.
Che cos'è il servizio militare? Noi non Ah già, sappiamo. è vero, già questo, ecco, io lo davo per scontato, in realtà cos'è sto servizio militare? No, vabbè, È un penso. Ho sentito sport? dire si sappia cos'è. Sì, beh, penso che per adesso ancora si sa che cos'è. Una volta c'era il servizio militare obbligatorio, magari un giorno non ci ricorderemo neanche più cos'è, però tu a una certa età, insomma, venivi chiamato in caserma, ti facevano la visita e avevi il primo contatto con le istituzioni, ecco. E io ho fatto un servizio militare che comunque mi è piaciuto molto perché sono andato volontario prima nei carabinieri, poi nei paracadutisti, quindi nel Toscania. Tu hai Ed è fatto stato. paracadutismo, quindi. Hai Sì, era il primo battaglione. trovato qualche legame con, cioè il fatto di fare paracadutismo ti ha portato sulla direzione, immagino, no, che tu per fare paracadutismo banalmente devi superare la paura di morire. E quindi Sì. c'è stato qualche aiuto dal punto di vista del lavoro su di sé. Allora, lì ancora non facevo un lavoro su di me, quindi ti sto parlando proprio delle mie prime esperienze. L'atletica leggera e seguente all'atletica leggera il militare. Ma lì ho cominciato a vedere, a contattare delle parti di me, cioè ho cominciato a vedere quali erano i limiti, a capire che fino a quel momento uno si può anche considerare invincibile, capace di fare qualsiasi cosa, poi quando contatti determinate paure interiori profonde ti rendi conto che c'è molto da lavorare. Solo che all'epoca non avevo gli strumenti, ero un ragazzino che si rende conto che ha dei limiti, che ha dovuto affrontare delle paure, paure che non conoscevo. Buttarsi dall'aereo non è tanto la paura di morire che citavi tu, ma quasi nessuno io vedo in generale ha paura di morire. Hanno tutti altre paure, alla base c'è forse quella, ma uno ha la paura dell'esame, ha la paura di parlare in pubblico, ha la paura di buttarsi da un aereo, che sono a volte più forti della paura di morire. E io lì ho avuto il mio primo impatto, diciamo, con queste paure, la paura di essere giudicato, per esempio, dai tuoi superiori, dagli altri colleghi. È stato forte, ma ripeto, non avevo ancora gli strumenti, come penso la maggior parte dei ragazzi di quell'età, anche oggi. Sarei poi passato al lavoro su di me diversi anni dopo. Sulla paura di sentirsi giudicato si potrebbe aprire un file enorme Ah, che, guarda. perché è tutto, c'è cioè tutta la società. Ho letto anche uno studio che dice che le persone hanno più paura di parlare in pubblico che paura di morire, o comunque Sì. sono più o meno simili come paure. E, ovviamente è un dato interessante. È un dato interessante. E quando è che è arrivato il lavoro su di te, scusami, nella tua vita? È arrivato diversi anni dopo, in un periodo difficile, avevo già cominciato a lavorare, facevo un lavoro che non mi piaceva, ho fatto vari lavori nella mia vita e fino a quel momento tutti i lavori che non mi piacevano, lavori di routine. A un certo punto ho proprio toccato il fondo, nel senso che mi sono detto una mattina, io non mi voglio più svegliare, io voglio morire. Cosa sto a fare qua? Cioè, cosa devo fare per fare una cosa che non mi piace, che mi costringe però ad alzarmi tutte le mattine a una certa ora, vado a lavorare senza nessuna passione, solo per avere lo stipendio, e l'unica consolazione è che poi posso uscire il sabato sera a spendere quello stipendio. Dopo che questa cosa l'ho pensata una, due, cento, mille volte, volevo quasi farla finita, anzi, c'è stato un giorno in cui volevo proprio farla finita. Ho detto basta, io da questa stanza non esco più vivo. Lì è successo qualcosa. È successo qualcosa quella volta in quella stanza ed è successo poi qualcosa nei giorni successivi, nel senso che probabilmente è anche una necessità, ma quando tocchi il fondo ti rendi conto che lì in fondo è vero che c'è l'abisso, ma c'è come una luce nascosta in quell'abisso. Cioè, proprio quando era praticamente finita, ho toccato qualcosa, mi si è acceso proprio qualcosa dentro. Per cui ho detto: no, 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 aspetta un attimo, qui ci deve essere qualcos'altro. Al momento non è successo nulla a parte salvarmi la vita, rispetto a quelli che erano i miei intenti. Quindi non è che sia successo nulla di pratico, non è che il giorno dopo sono andato al lavoro e ero tutto felice per niente. Però da lì ho cominciato, mi sono detto: devo cercare qualcosa perché c'è qualcosa di più. Perché io quella sera l'ho contattato. E da lì ho iniziato a studiare, ho iniziato a frequentare i primi corsi di meditazione. Prima una meditazione basata sulla respirazione, poi meditazione Zazen e contemporaneamente a leggere tanti tanti libri. Fino
fare corsi, eccetera. È iniziato tutto da lì, quindi da un'esperienza apparentemente negativa, che però è diventata una delle esperienze più importanti poi della mia vita. Secondo me tu sei stato rivoluzionario nel mondo della spiritualità perché hai portato una concretezza in tutto quello che fai. Cioè, tu trattando di un argomento come l'uno, l'anima, che sono argomenti comunque metafisici, astratti, la tua, almeno quello che mi ha fatto avvicinare a te, ma tanti anni fa, poi ti racconto anche di come è successo l'avvicinamento, è stata questa concretezza, cioè tu sei una persona comunque di base razionale. E hai un tipo di spiegazione di questo tipo? Volevi dire qualcosa da questo punto di vista? Sì, io per esempio attiro tanti uomini nei miei corsi ed è una cosa insolita, solitamente i relatori attirano anche un 70-80% a volte di donne. Nei miei corsi sono 50-50 come percentuale, perché do delle spiegazioni razionali. È chiaro, parliamo di cose, cioè parliamo di anima, quindi non ci sono dimostrazioni. Infatti non sto dicendo che do delle dimostrazioni, non si può dimostrare nulla. Io dico alle persone, semplicemente lavorate su di voi, poi alla fine sarete voi a insegnarmelo, sarete voi a dirmi che cosa avete provato, se esiste veramente questa essenza oppure no. Ma nonostante si parli di cose elevate, come dicevi tu, di cose metafisiche, resto sempre nell'ambito del razionale. Cioè, quando ci sono le domande e le risposte hanno un senso. Non mi lascio mai andare a risposte tipo, beh, questa è la vita, oppure tutto è uno, oppure in realtà si tratta di amore, tu non lo puoi comprendere. In realtà cerco di far comprendere le cose anche a livello mentale, lasciando uno spazio al paradosso, cioè lasciando uno spazio per quel lato che poi ti permette di entrare in profondità. Perché se poi facciamo proprio tutto a livello razionale non serve più. Quindi bisogna anche permettere all'altra persona di creare dentro di sé quello spazio, quel dubbio per cui lì si può accendere una luce. Se c'è qualche persona che adesso ci sta ascoltando e magari pensa, sì, vabbè, ma per me l'anima io non ci credo, so cose spirituali, non ci credo a queste cose. Come definiresti l'anima? Che cosa ti risponderesti? Allora, innanzitutto fa bene non credere, perché è giusto così, è inutile credere o non credere, è uguale, è tutto sullo stesso piano. Credere nell'animo, credere in Dio, non cambia la vita di una persona, o almeno la cambia superficialmente, perché magari quando uno inizia a credere e inizia ad andare in chiesa, per esempio, oppure inizia a fare discorsi di un certo tipo, ma dentro non cambi, lo vediamo anche noi, uno può andare in chiesa tutta la vita o in un qualsiasi tempio, essere un credente e poi essere nella vita quotidiana sempre lo stesso uomo o la stessa donna. Quindi è un qualcosa che va sperimentato. Per questo dicevo prima, io faccio un discorso razionale e poi dico, ok, però adesso tu sperimenta. Nella tua vita fai determinati esercizi, prova a seguire una certa forma di pensiero, a rivoluzionare il tuo pensiero e vedi cosa succede. L'anima è un'essenza, quindi non è comunicabile, cioè è comunicabile a livello vibratorio. Ed è quello che io faccio nei corsi, cioè cerco di comunicare un qualcosa che sono, che irradio. Perché a livello di spiegazione, cosa potrei dirti? Poi lo so che la tua è una provocazione, però la accettiamo. Cosa potrei dirti? C'è la personalità, la mente, ci sono le emozioni, c'è il corpo fisico, e poi c'è un'altra cosa che sta qui all'interno, Sì. che ogni tanto viene fuori, fa capolino, e che è la tua vera essenza, quello che sei. Quello che ha funzionato con me è stata proprio sentirla come la tua essenza, l'autocoscienza. Cioè, nel momento in cui dici, guarda che se tu vuoi fare un lavoro su di te, come presupposto che non c'è soltanto il corpo fisico, emotivo e mentale, ma c'è almeno un sentire che ci sei, se non la vuoi chiamare anima, chiamiamola in un altro modo, però la tua coscienza, il tuo sentire che ci sei, questo per me è stato lo switch. Ho detto, ok, questa persona sa di cosa sta parlando e soprattutto non parla per astrazioni. Poi sono dalla provincia di Caserta, quindi sono una persona estremamente pragmatica. Non avrebbe funzionato, insomma. Quindi credo che vai, scusami. Hai fatto bene a distinguere tra la coscienza, la tua vera coscienza, l'autocoscienza, cioè la sensazione di esserci, e la mente, le emozioni, eccetera. Perché a volte questi aspetti vengono identificati, cioè si pensa c'è la mente, la coscienza è un aspetto della mente. No, la coscienza è quando il tuo sentirti esistente, quando non stai pensando a nulla, in quei momenti in cui c'è davvero l'esserci, non c'è un altro modo per spiegarlo.
mentre la mente sono i pensieri, le emozioni, tutto quello che sappiamo. Avendo trattato questi argomenti, di base si parte con l'identificazione con la mente, che non è forse l'identificazione con le emozioni da capire razionalmente più semplice, perché dici, vabbè, sei arrabbiato, non sei la tua rabbia, e fin là ci siamo. Sì. E fin là ci siamo. Cioè, poi si è identificati lo stesso, perché ci si è identificati quando si è arrabbiati, però razionalmente. Però la disidentificazione con i propri pensieri è la cosa più difficile, perché le persone dicono, ok, ma se io non sono la mia mente, che cosa sono? Eh sì, non è così immediato, è vero. È lì che c'è il click, perché se Ma è la stessa io... cosa, praticamente la stessa cosa. L'emozione, tu puoi osservare che c'è un'emozione, anche se poi ti identifichi, ti arrabbi e quando ti chiedono rispondi sono io che sono arrabbiato. Però ti rendi conto che una cosa che arriva fa quello che vuole e se ne va, in realtà. Cioè ti rendi conto che è come se entrasse qualcosa, ti sconvolge, ti fa fare magari cose di cui poi ti penti, anzi quasi sicuramente, e poi se ne va. E ti lascia lì spossato. Con i pensieri è la stessa cosa, anzi, spesso lavorano insieme, emozioni e pensieri, lavorano quasi sempre insieme, solo che essendo la nostra identificazione con i pensieri massima, ci riesce difficile vedere un pensiero come qualcosa che entra, passa e se ne va. Eppure è così, perché uno non può decidere qual è il prossimo pensiero, o almeno solitamente è così, a meno che non stai facendo dei calcoli o non stai studiando. Quando si pensa sotto la doccia o mentre si guida, non puoi decidere qual è il tuo prossimo pensiero. In realtà i pensieri arrivano da soli. Tu poi osservi quello che hai pensato, però il pensiero arriva da solo. Ed è sufficiente, osservarsi molto molto bene. Perché l'ho visto nella mia vita, l'ho visto anche nelle vite di altre persone, è che uno cerca di farsi un'idea così. Invece no, devi cominciare a osservarti e alla fine te ne accorgi che è proprio così. Anche per me questo è stato un altro click molto importante, cioè l'osservare i pensieri che arrivano sotto la doccia. Cioè, l'anima, accettare l'anima ci si arriva molto in contrapposizione, nel senso che se io ti dico, guarda, i pensieri sotto la doccia li hai causati tu, cioè se ti osservi veramente, sei sincero, ti accorgi che non li hai pensati tu, sono arrivati da soli. Di conseguenza devi almeno ammettere la possibilità che esista qualche altra cosa, perché io non posso essere un organo nel mio corpo che ragiona in automatico. Non è possibile, Sì, cioè è infatti. come essere il fegato. Tu fai sempre questo esempio del fegato, cioè Sì. come essere io sono la bile, quindi sono il prodotto del mio fegato. No, non, e quindi almeno accettare come ipotesi di lavoro il fatto che ci sia qualche altra cosa. Per quello che dico è sufficiente osservarsi. Non è che uno deve credere o non credere come al solito. Se uno osserva cosa succede sotto la doccia, ti arriva la canzoncina nella testa. Mentre stai guidando, inizi a canticchiare una canzoncina o pensi, immagini un dialogo, l'hai voluto tu. No, è arrivato. Se uno è onesto con se stesso, si rende conto che è arrivato. E se uno riesce a essere così umile da accorgersi che in realtà non pensa nulla in maniera volontaria, questa umiltà poi gli permette di fare un passo avanti, perché inizia a lavorare su di sé, prima di tutto attraverso l'autosservazione, e poi davvero diventa un pensatore forte, uno che ha successo nella vita. Perché poi le due cose sono collegate. Avere la capacità di dominare emozioni e pensieri e successo nella vita sono estremamente collegati, ma come dicono anche tutti i motivatori. Sì, infatti andrei un attimo su questo argomento, parliamo un po' di questo, perché altra cosa che mi piace tantissimo dei tuoi corsi, del tuo lavoro, è questo rapporto diretto con la ricchezza. Cioè tu non sei il classico insegnante di spiritualità che dice i soldi sono sporchi, no, oppure i soldi non sono importanti perché l'importante è lo spirito, eccetera, eccetera. Anzi, fai proprio un collegamento diretto tra quello che è la tua gestione del MEF, quindi mentale, emotivo e fisico, e il successo, ma il successo vero, quindi se volevi dire qualcosa da questo punto di vista. Sì, in Italia siamo un po' indietro riguardo questo concetto, soprattutto questa associazione, successo nella vita, chiamiamolo successo nella vita più che ricchezza, perché poi la ricchezza è relativa a quello che devi fare come mestiere. Però fare un mestiere che ti faccia sentire appagato, quindi avere successo, questo è strettamente legato all'evoluzione animica di una persona e quindi al fatto che sia riuscito a contattare la sua profondità e soprattutto a gestire fisico, emozioni e mentale. In America, per esempio, sono molto più avanti su questo e non è un caso che la maggior parte dei motivatori arrivino di là. Qui da noi ci sono ancora, io ancora oggi sento relatori del mondo della spiritualità dire non accostatevi ai soldi perché proprio l'energia del denaro è cattiva. Come se l'energia del denaro fosse qualcosa che può influenzarmi.
Vuol dire che c'è proprio un errore di fondo, cioè il denaro non trasforma un essere umano, non lo trasforma né un essere umano migliore né peggiore, però fa una cosa che io amo sempre ripetere, lo rivela a se stesso. Cioè avere tanti soldi ti fa capire chi sei, non è che ti rende cattivo, se tu eri cattivo, eri un truffatore prima, resti un truffatore, diventi un truffatore ancora peggiore con tanti soldi. Ma tu puoi essere un truffatore anche guadagnando 100 euro al mese. Quindi questa è un'associazione importante da fare. Cioè il denaro è una prova che ti mette davanti a uno specchio, cioè ti fa vedere chi veramente sei. Adesso vediamo chi sei, perché finché hai a disposizione poche centinaia di euro non si riesce a capire chi sei. Quando tu hai a Guarda, disposizione un'azienda grossa, allora lì viene fuori il tuo ego, viene fuori il tuo grado di umiltà, il tuo orgoglio personale, vengono fuori tante cose. Quindi io consiglio l'accostamento al denaro proprio anche per mettersi alla prova. Poi, detto questo, c'è il fatto che il denaro deve essere considerato una conseguenza. Quindi io prima cerco di realizzarmi nella vita, interiormente ed esteriormente. Poi quello che mi serve arriva in aggiunta, è un di più. Il denaro non dovrebbe neanche essere la preoccupazione principale, non dovrebbe proprio essere una preoccupazione. Io mi devo preoccupare prima di capire chi sono. Quindi una volta che ho capito chi sono, contemporaneamente capisco cosa sono venuto a fare e quindi qual è il mestiere per me? Cosa posso fare? Cioè, sono bravo a comunicare con le persone, sono bravo a vendere, oppure sono un artista, oppure sono uno che ha molta volontà, quindi sono più bravo in altri mestieri o sono più bravo nello sport. E più mi conosco, però per conoscermi, ripeto, mi devo auto-osservare costantemente, devo essere presente a me stesso durante il giorno, più mi conosco, più capisco cosa sono venuto a fare. Allora, la ricchezza poi non mi interessa più. Arriva, beh, se deve arrivare, arriva. Non arriva, pazienza. Comunque avrò sempre, questo è garantito, avrò sempre quello che mi serve, perché sono in linea con la mia vera essenza. Quindi non vengo lasciato morire di fame dalla vita nel momento in cui io so chi sono. Tu hai citato la presenza. Vogliamo definirla che cos'è la presenza? Perché magari c'è una persona che dice, ok, presente perché sì, sono qui, sono adesso, beh, sono presente. Che cos'è la Ci sono, presenza? come a scuola, chi è presente e chi è assente. In Esatto. realtà erano sempre tutti assenti, ma non lo sapevano. Esatto. Allora, ti faccio un esempio pratico. Siamo al cinema, stiamo guardando un film. Il fatto che siamo presi dal film, che viene proiettato sullo schermo, è qualcosa che può essere ascritto alla concentrazione. Quindi non sono distratto dall'esterno, sono completamente preso dal film, quindi si dice che sono concentrato, cioè focalizzato su un unico punto, focalizzato su un unico obiettivo. Cos'è la presenza? La presenza mi permette di essere in attenzione divisa, cioè oltre a seguire il film, mi ricordo di me stesso, cioè mi ricordo che sono presente in quel momento nel cinema. E quindi, come faccio a esercitarla? Ogni tanto esco dal film, metaforicamente, mi guardo intorno, mi dico ci sono, sono presente, sono qui. Mi rendo conto che degli altri nessuno è presente in realtà, perché sono tutti dentro il film. Sono tutti presi dal film, quindi concentrati, e io in quel momento mi sto ricordando di me stesso. L'ideale sarebbe riuscire a continuare a guardare il film e contemporaneamente ricordarsi di esserci. È una cosa che adesso in 2 minuti in un'intervista non te la posso spiegare veramente, perché nei corsi si arriva a capirla dopo che fai esercizi per settimane, per mesi. Questo è solo per darti un'idea, per far capire alle persone che c'è la concentrazione come base, ma è qualcosa che va oltre la concentrazione. E soprattutto estendere la metafora del film al film della vita, perché quello che guardiamo davanti agli occhi è uno schermo, è una proiezione. La metafora del film è perfetta perché l'attenzione divisa può essere portata ogni giorno, in quanto noi stiamo vivendo un film proiettato al nostro sistema nervoso, ok? Però è un film che stiamo vedendo. E sì, poi hai detto benissimo, bisogna fare dei corsi, infatti. Anch'io mi sono accorto semplicemente nel lavoro su me stesso che facendo degli esercizi di presenza ti accorgi veramente di quando non sei presente. È l'unico momento in cui puoi essere onesto, cioè fare gli esercizi, mi pare che la dicesti tu questa cosa, fare gli esercizi non è che serve perché devi fare l'esercizio, ma perché ti rende cosciente della tua non presenza. All'inizio l'esercizio non ti viene, l'esercizio di presenza, cioè ricordati di te mentre ti vesti e ti svesti. Esercizio semplicissimo, proprio base. Tu ti rendi conto che parte te lo sei dimenticato, punto primo. Cioè, ti devo ricordarti di te mentre ti vesti e ti svesti, te lo scordi. E già questo dovrebbe darti la, la
la fotografia del ricordo di te giornaliero. Anche quando te lo ricordi, inizi a ricordarti di te, ma poi inizi a pensare al film che hai visto ieri sera, le bollette da pagare, cosa devi fare stasera, cosa devi fare domani, e quindi è tutto un vuoto mentale di pensieri, tutto un rumore mentale di pensieri. E a questo servono gli esercizi, questa è la cosa bella, Sì. perché accorgerti che non sei presente è il primo passo. Sì, è proprio quello. L'esercizio serve a farti vedere che non hai libero arbitrio, o almeno hai un libero arbitrio che è molto relativo. Le persone sono convinte di avere già libero arbitrio, decidono loro le cose, fanno perché decidono di fare, sono presenti a se stesse, hanno una vera volontà. In realtà sono tutte qualità che vanno addestrate, è come fare uno sport. La volontà e il libero arbitrio viene addestrato con il tempo. Se tu non ci pensi mai, di default la vita non te lo dà. Cioè non è di serie il libero arbitrio quando nasci. Il libero arbitrio è una cosa che tu ti costruisci, qualcuno ne ha già di più, qualcuno ne ha già di meno, ma esattamente come qualsiasi altra qualità genetica di qualsiasi sportivo, piuttosto di uno bravo in matematica. C'è chi è più bravo, chi è meno bravo. Quindi anche riguardo il fatto di riuscire a produrre volontà e libero arbitrio, c'è qualcuno che lo sa già fare meglio, già da quando è piccolo, qualcuno che si deve addestrare dall'inizio, da zero. In ogni caso, tutti possiamo addestrarci a questo. Le prime volte che tu fai un esercizio, ti rendi conto che non hai volontà, che la tua volontà è finta. Cioè che ti dicono, mentre ti spogli e ti vesti, devi riuscire a non distrarti, essere presente a te stesso, osservare il tuo corpo, i tuoi movimenti, e tu, dopo neanche 10 secondi, stai già pensando ad altro. Stai già pensando a cosa devi fare domani mattina mentre ti spogli e ti vesti, perché comunque è un'azione meccanica. Essendo un'azione meccanica, il corpo la sa già fare, il corpo e la mente la sanno già compiere. È lì che è più difficile inserire la presenza. Perché se è una cosa che non sai fare, come quando impari a guidare. Quando impari a guidare, uno è presente quando impara a guidare, perché è una cosa che non sa fare. Quindi qualsiasi cosa, qualsiasi movimento, le marce, il pedale, la frizione, freno, deve essere estremamente presente. E infatti, quando succedono incidenti, mica ti accadono quando stai imparando a guidare, ti accadono dopo, quando tutto è meccanico, e quindi tu non sei più presente, fai altro, pensi ad altro mentre guidi. Allora, portare le persone a fare qualcosa che di solito non fanno, cioè mettere la presenza in un gesto che è meccanico, come anche lavare i piatti, per esempio, ti fa rendere conto che stai facendo le cose senza volontà, senza libero arbitrio, cioè tu lì non ci sei e il tuo corpo le fa al tuo posto perché le sa fare. E la tua mente da un'altra parte e sta pensando ad altro. Fantastico. Allora, intanto grazie per tutte queste condivisioni. Tu hai due figli e stanno andando a scuola o tra un po' andranno a scuola. Vogliamo dire qualcosa sulla scuola? Sulla scuola, pensavo sui figli. Oh, sui figli, meglio di no. Parliamo tra una decina d'anni, va Sì, bene? una cosa che bisogna chiarire subito è che non è che chi fa questo lavoro e chi ha ottenuto anche un certo grado di presenza non ha i problemi che hanno gli altri. Sì, Ha gli stessi problemi che hanno gli altri, questo chiariamolo. È molto differente il modo di approcciarli, questo sì. Quindi non sei nel panico e nell'ansia ogni volta e questo cambia la tua vita. Però non è che la vita non ti porti gli stessi problemi. Quando uno ha due bambini ha gli stessi problemi che hanno tutti gli altri. Anzi, vabbè, parliamo del tema Ho dell'educazione. capito cosa volevi dire, anzi a volte aumentano, cioè all'inizio quando si inizia a lavorare Sì. per di sé, proprio perché si è coscienti dei problemi, Sì. all'inizio aumentano. Sì, quello che volevo dire era un po' più tecnico, cioè che emani un certo tipo di energia, perché nel lavoro su di sé io a un certo punto dico: guardate che vi trasformate in maghi e maghe, cosa che solitamente affascina le persone, affascina i giovani, perché cominciate a emettere, a emanare un'energia che è diversa quando lavorate su voi stessi. Però c'è una controindicazione, cioè voi emanate un'energia che è differente, quindi siete anche più osservati dagli altri, siete più richiesti magari dagli altri perché avete un certo fascino che è dato proprio dalla vostra essenza, ma allo stesso tempo quell'energia per qualcuno è disturbante, perché è disturbante energeticamente e magari qualcuno che risuona con la vostra energia vicino a voi si sente rilassato. Qualcuno che non risuona, o per esempio un bambino piccolo, spesso è disturbato da tanta energia e diventa più nervoso.
E quindi voi dovete continuamente calibrare quella che è la vostra energia per riuscire a non rendere nervosi o reattivi quelli intorno a voi. Ecco, questo discorso mi è venuto in mente proprio parlando dei bambini, perché effettivamente quei bambini spesso è così, loro sentono l'energia che c'è in casa. Ti confermo assolutamente questo, perché è quello che ho vissuto nella mia vita. A un certo punto sono diventato disturbante, cioè nel momento in cui mi sono approcciato, poi ti avrei detto, te l'avrei raccontato, mi sono approcciato al mondo del lavoro su di sé. È successo durante un viaggio che stavo facendo in Norvegia, perché quando avevo 21, 20, 2012, quindi avevo 21 anni, feci questo viaggio in Norvegia perché volevo sostanzialmente evadere. Mi ero accorto proprio di essere disturbante, cioè, essendo una persona che almeno leggevo i libri di Osho, cioè, iniziavo comunque a osservarmi, a lavorare su di me, diventavo disturbante. E quindi in quel momento della mia vita pensavo che la via di fuga fosse l'evasione. Invece ho capito, tra l'altro, anche grazie ai tuoi video seminari, quelli che si trovano su YouTube, ho capito che il viaggio in realtà è dentro di te. Però all'inizio è così: all'inizio i problemi aumentano perché diventi disturbante, le persone non ti capiscono, oppure comunque diventi, tra virgolette, attraente per un certo tipo di persone, ma questo non vuol dire che non avvengano problemi, anzi, molto spesso si amplificano i problemi. Sì, ma infatti è esattamente così. Riguarda anche gli adulti, il rapporto con gli adulti, i rapporti di lavoro. Sul lavoro, uno che lavora su di sé, diciamo che la vita ti porta altro materiale per lavorare su di te. Ecco, Certo, mettiamola così. Poi certo. mi chiedevi riguardo Sì, l'educazione. sì, sì, sì. Allora, è un tema spinoso, a me sta a cuore, però in effetti per cambiare l'educazione bisogna partire dal cambiare le persone adulte. Quindi il problema dell'educazione non è cosa insegnare ai bambini e come insegnarlo. In parte sì, questo sì, si potrebbero modificare diverse cose. Io ho visto con i miei figli a scuola il corpo fisico e il corpo emotivo vengono dimenticati. La scuola è diventata un addestramento per il corpo Del mentale, mentale. che viene sottoposto a un grosso carico già intorno ai 7, 8 anni, 9 anni, il che non andrebbe fatto. Adesso non stiamo qui a spiegare tutte le ragioni tecniche più sottili, però non andrebbe fatto, non ci dovrebbe essere un carico mentale così grande come quello che vedo adesso nelle scuole elementari già a quell'età, perché il bambino dovrebbe sviluppare le sue capacità fisiche, quindi fare movimento, imparare la coordinazione in particolare, e le sue capacità emotive, le sue capacità di comunicazione e di interazione con gli altri. Quindi di gioco, che può essere un gioco anche istruttivo, quindi che ti insegna qualcosa, ma che soprattutto ti costringe a interagire con gli altri intorno a te. Perché a quell'età si può lavorare molto bene sulla comunicazione e sull'empatia. Cioè il bambino diventa empatico, in realtà il bambino naturalmente lo è già, ha già determinate doti, però sviluppa e mette l'accento su quelle doti, anziché sull'acquisizione di informazioni, mentre l'educazione è praticamente solo un'acquisizione seriale di informazioni, che poi ci sarebbe anche da fare il discorso se queste informazioni sono vere oppure no, ma questo è un discorso che non c'entra. Però il mio accento è adesso sull'obiettivo, quindi l'obiettivo non è un'ipertrofia del mentale, ma è la capacità di acquisire doti empatiche. Queste, tra l'altro, sono utilissime nel lavoro, sono molto più utili delle doti tecniche. Questo penso che lo vedrai anche tu tutti i giorni, avendo un'azienda, Assolutamente. dovendo lavorare con dei ragazzi. Cavolo, ma io ho visto nei colloqui di lavoro, i colloqui di selezione, adesso quelle che sono le aziende che sono più aperte, sono più avanti, non guardano più tanto se tu hai le capacità tecniche per svolgere un lavoro. Guardano se tu hai delle capacità emotive, capacità di lavorare in gruppo, capacità empatiche, cioè di sentire di cosa ha bisogno l'altro e quindi riuscire a risolvere un problema che alla fine, anche sul lavoro, è al 90% un problema emotivo. Quando ci sono dei problemi che sono irrisolvibili sul posto di lavoro, la maggior parte delle volte non è un problema tecnico, è che quelle persone non riescono a mettersi d'accordo per riuscire a trovare insieme la soluzione. E Certo. uno cerca di prevalere sull'altro e non si riesce a creare un gruppo. Questi sono i veri problemi e quindi l'azienda più efficiente è l'azienda che ha risolto questi problemi. Però per fare questo devi assumere ragazzi che hanno avuto un certo tipo di educazione oppure, come fai tu,
l'educazione, questo tipo di educazione anche sul piano del lavoro su di sé, come dicevi, avviene in azienda, attraverso corsi di formazione e così via. Perché se no, se la scuola non la dà e il mondo del lavoro non la dà, abbiamo tante persone brave tecnicamente e adesso c'è un'offerta incredibile riguardo la bravura Certo. tecnica. Cioè, per esempio, nel mondo dell'informatica a 16 anni sanno già fare tutto, quindi non c'è più il mercato che c'era prima. Allora, cos'è che prevale? Chi è che può prevalere nel mercato? Chi ha delle doti che non sono solo tecniche, quindi delle doti in più che sono molto apprezzate nelle aziende moderne, in quelle più moderne. Ti confermo assolutamente questa cosa nella nostra azienda perché è proprio così, cioè prendiamo dei collaboratori, ragazzi che lavorano con noi, in base alle loro capacità tecniche e di gestione dell'emotivo sostanzialmente, del mentale, ma soprattutto dell'emotivo, perché ci vuole troppa fatica a insegnare a una persona magari anche delle cose tecniche per poi vedere vanificato tutto perché questa persona non si sa gestire, non sa lavorare in gruppo, ci vuole troppo tempo. Quindi noi facciamo proprio questo percorso prima internamente all'azienda in modo tale da che ci arriva, no, tra l'altro, nel senso che si lavora insieme, quindi arriva questa cosa, dei ragazzi che sanno gestire il mentale e l'emotivo. E quindi sì, il lavoro è completamente diverso, gli obiettivi sono completamente diversi e si può anche crescere insieme da tanti punti di vista. Sì, ma io ho visto delle cose nelle riunioni di lavoro che si potrebbero fare delle lezioni intere solo analizzando una riunione di lavoro. Cioè, a Certo. volte la soluzione del problema c'era, però c'era qualcuno che voleva aver ragione e quindi il Certo. suo emotivo, il suo orgoglio veniva fuori e andava a ostacolare il lavoro di gruppo, perché quando tu vuoi aver ragione a tutti i costi, oppure quando qualcuno non ha il coraggio di dire qualcosa perché sa che l'altro se la prende, per esempio, perché vai a ferire qualcuno perché l'idea era sua. E in quel momento tu gli devi dire no, l'idea non è valida, non è applicabile. E l'altro, appunto, o uno ha paura che se la prenda, oppure è veramente uno che se la prende, è uno che dice no, è perché il mese scorso l'altra idea di quell'altra persona è stata accettata, eccetera. Tutte scene che non c'entrano niente col lavoro e con l'obiettivo, ma che riguardano la formazione emotiva e mentale di questi ragazzi. Affrontare questi problemi e a creare anche un dialogo nelle aziende o comunque nel mondo del lavoro è assolutamente costruttivo perché le persone pensano, tornando al discorso di prima del lavoro su di sé, che lavorare su di sé vuol dire non avere problemi. No, tu parli anche di una fase, per esempio, nel rapporto di coppia, dove c'è una prima fase dove c'è l'innamoramento iniziale, l'entusiasmo, eccetera, eccetera, ma c'è una seconda fase dove ci sono i problemi. Perché se tu stai entrando in intimità, e questo vale nel rapporto di coppia perché stai andando in intimità con il partner, oppure in un gruppo e stai entrando in intimità perché vai a contatto con altre persone, ci sono per forza i problemi. L'alternativa è ognuno a casa tua, ognuno a casa sua, non ci parliamo mai, non ci vediamo mai, che veramente la metafora del rapporto di coppia è perfetta, perché è la stessa cosa. Era verissimo, sul lavoro che o nella coppia è la stessa cosa. Ma infatti la formazione, come hai detto giustamente tu, viene fatta ufficialmente attraverso un corso che è formativo, ma anche lavorando insieme, perché poi è lì che si applicano questi concetti. Lavorando insieme cominci a smussare i tuoi angoli, cominci a capire che devi imparare a gestire l'altra persona emotivamente e non solo cercare di far valere la tua idea o valutare la sua idea. Diventa poi essenziale gestire emotivamente l'altra persona, soprattutto in una riunione di lavoro, soprattutto quando si lavora in team, e ormai dappertutto si lavora in team, cioè solo in catena di montaggio non si lavora in team e ognuno deve fare il suo pezzo, però in qualsiasi altra azienda, per forza, prima o poi finisci per lavorare in team. Invece, come dicevi tu, la scuola non ci prepara a questo perché non ti costringono a interagire. La scuola è individualista come modello di base. Ci sei tu, la spiegazione, i compiti. Poi si può parlare di collaborazione, condivisione, tutte belle parole teoriche, però la scuola è individualista. E tra l'altro mi viene in mente che costringere a interagire le persone li prepara anche dal punto di vista dell'apertura del cuore, perché noi abbiamo. Forse è un volo molto, molto alto perché costringere ad interagire le persone li fa lavorare sull'emotivo. Però è anche vero che l'emotivo, cioè un lavoro sull'emotivo per arrivare all'apertura del cuore, è l'altro presupposto, l'altro pilastro del lavoro su di sé. Noi abbiamo parlato prima di presenza, ma tu dici sempre che il lavoro su di sé è anche un'apertura, una grazia. Sì, lavorare sull'emotivo ti permette di lavorare, di arrivare a toccare, diciamo, quello che è il vero emotivo. Perché non stiamo parlando di dominare delle emozioni nel senso di schiacciare quelle emozioni, stiamo parlando di osservarle, e si può osservare sul lavoro, si può osservare nella coppia, come dicevi tu,
in modo da trasmutarla in qualcosa di superiore. Perché poi il bello di tutto questo è che tu cominci a vivere una vita diversa perché si aprono quelle che vengono chiamate le emozioni del cuore, le emozioni superiori. Quindi l'interazione con l'altro non riguarda più l'emozione di paura, piuttosto che di aggressività, ho ragione io, hai ragione tu, ma diventa subito, immediatamente comprensione dell'altro. Poi è chiaro che anche se io comprendo l'altro e provo compassione per l'altro, questo non vuol dire che non gli faccia notare dove sbaglia. Chi sbaglia, deve essere consapevole del fatto che sta sbagliando, o del fatto che sta rischiando il posto di lavoro e così via. Quindi questo non toglie niente all'aspetto pratico aziendale. Diventa diverso il clima Sì. aziendale, diventa diverso il rapporto anche gerarchico. Il rapporto gerarchico, per esempio, rimane, secondo me deve rimanere, perché ci deve essere qualcuno che detta la linea, per forza, perché non è che tutti possono dettare la linea contemporaneamente. Però, nonostante il rapporto gerarchico, continua a esserci un rapporto che è cardiaco, cioè c'è un rapporto che diventa di fiducia. Quindi, quando nel team c'è la fiducia, è esattamente come, per tornare al discorso del militare che avevamo iniziato prima, una delle cose che ti insegnavano è la fiducia nel tuo collega, nella persona che poi in battaglia ti deve difendere, che in battaglia ti deve coprire le spalle. È chiaro che devi avere fiducia in una persona, dalla quale poi dipenderà la tua vita in battaglia. Per un suo errore, una sua distrazione, tu potresti morire. Il nostro era un reparto abbastanza operativo, quindi si parlava anche di queste cose. Si parlava del fatto che il team che si riesce a costruire in caserma è poi il team che tu porti in maniera operativa quando sei sulla strada o quando addirittura sei proprio nelle battaglie, se dovesse succedere in un campo dove ci sono effettivamente delle guerre in atto. Allora, secondo me il massimo della fiducia possibile, del fatto che, cioè, quando tu ti muovi mentre dall'altra parte ti stanno sparando addosso e tu ti muovi sicuro che il tuo compare sparerà e ti difenderà. Perché se lui succede qualcosa e lui non spara, tu muori. Ecco, pensa a riuscire a fare questo in un team. Quindi è vero che c'è un rapporto gerarchico, ma è anche vero che c'è proprio un rapporto di fiducia, di comprensione totale dell'altro, anche del problema dell'altro, anche nel momento in cui devo dire a qualcuno te ne devi andare perché fai un errore dietro l'altro, quindi per la nostra azienda non va bene. E riuscire a dirlo, in maniera ferma, ma col cuore aperto, cioè senza disprezzare l'altro, per esempio, o farlo sentire in un certo modo. Poi è chiaro che se l'altro a sua volta non ha fatto un lavoro su di sé, si sentirà male, perché indipendentemente dal fatto che io possa dire una cosa col cuore aperto, se l'altro lo percepisce come un giudizio, lì è un problema suo. Tu hai citato la parola gerarchia e prima, vabbè, il discorso della coppia. Secondo me, in questo momento è proprio necessario, cioè questa è una cosa che ho preso molto da te, sia nel tornare a un rapporto di coppia vero e sia in un rapporto gerarchico vero, che possono sembrare cose diverse, ma secondo me sono collegate perché nel momento in cui andiamo verso una società in cui nessuno è più capo di nessuno, nessuno è più, no, 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 io non, cioè, vi dico la mia opinione, però fate voi, no, se stai lì, che il tuo ruolo è quello, devi dettare la linea, cioè devi dire quello che bisogna fare, quello vuol dire essere leader in quel momento, come a volte può voler dire seguire delle indicazioni, perché a volte essere leader è seguire, vuol dire seguire, non vuol dire dettare. E anche per il rapporto di coppia è così, cioè si va verso una società molto individualista in cui non si vuole entrare in intimità, non si vuole avere a che fare con l'altra persona e quindi si sta ognuno a casa sua, non si sta veramente in coppia, ci si frequenta. Sì, volevi dire Non va più di qualcosa? moda, non vanno più di moda due cose, il matrimonio e non va più di moda, in parte anche la convivenza. Tanti preferiscono stare ognuno a casa sua proprio per non essere costretti a questa intimità, perché come accennavi tu prima, c'è una fase che in alcune coppie arriva subito, in altre magari arriva dopo un anno o due, in cui emergono i problemi. Devono emergere, lo faranno, emergeranno e la fase idilliaca che c'era inizialmente finirà. Ecco, le coppie si mettono insieme, non si rendono conto di questo, quella fase iniziale.
dettata anche da impulsi di base, quindi sia impulsi sessuali che il desiderio di stare con l'altra persona molto a lungo, anche in termini di tempo. Tutto questo andrà svanendo ed è normale, quindi non è che l'amore non sta funzionando, che non c'è amore oppure che la coppia non sta funzionando, è semplicemente che sta scemando la prima fase e si entra nella seconda. La seconda fase va accolta, è quella dura, però è quella formativa. È quella in cui prima l'abbiamo paragonata al lavoro in team, in azienda, è quella in cui c'è lo scontro, è quella in cui devi imparare a smussare i tuoi angoli, in quella in cui nascono i problemi anche dal punto di vista sessuale, quindi magari diminuisce il desiderio sessuale. Queste sono le fasi normali della coppia, non sono fasi anormali per cui c'è qualcosa che non va. A volte c'è qualcosa che non va di profondo, ma questo emergerà col tempo. Se no, stiamo attraversando una fase che poi sfocerà in un'altra fase, che è la terza fase, in cui effettivamente si decide, noi stiamo insieme come coppia animica, profondamente collegati, dove ci denudiamo uno di fronte all'altro, cioè dal punto di vista psicologico io dico tutto e tu mi dici tutto, e quindi nasce una nuova complicità. Perché quando c'è il problema, anche il problema sessuale, e ognuno se lo tiene per sé, uno fa finta che non ci sia. L'altro più o meno si rassegna, vabbè, ormai è così, oppure tradisce il partner perché non può trovare la stessa sessualità in famiglia e quindi la va a cercare fuori. In quel modo lì non si risolve il problema, la coppia si trascina. Ma se invece si decide di denudarsi, cioè di dire effettivamente come stanno le cose, cosa mi va, cosa non mi va, cosa mi eccita, cosa non mi eccita, cosa non mi piace più di te, cosa mi dà fastidio quando te ne vai, quando non ti ricordi certe cose, allora si può costruire qualcosa di nuovo e lì ci si mette a tavolino e o si decide che non siamo fatti uno per l'altro, però allora è inutile prendersi in giro ancora a lungo, oppure si entra in profondità e si sta insieme perché siamo fatti per stare uno con l'altro, però dobbiamo lavorare su queste cose. Io lavoro su questo e tu lavori su questo. Chiarissimo. Va bene, ti faccio un'ultima domanda. Ok. Ancora Anche grazie per perché la tutto mia resistenza al raffreddore che mi sono preso sta raggiungendo il limite. ovviamente telepaticamente era arrivato tutto, quindi. No, è bellissimo sentirti parlare di questi argomenti perché da un relatore che parla di spiritualità dico, ti aspetti che lui abbia la coppia aperta, niente gerarchia, tutta una grande Bellissimo. famiglia. La Invece coppia lui è. aperta. Chi è? Cioè, tu ti sei sposato in chiesa, hai due figli, cioè sei la persona tra virgolette più normale di questo mondo, visto che mi Insomma, fai una domanda. normale non No, tanto. dico, ho detto tra virgolette, però dall'esterno, cioè il tuo vicino di casa, magari dice, sanno delle bizze. No, invece ti aspetti tutt'altro da un relatore che parla di anime, di cose, ti aspetti mille altre Vabbè, cose. sì, sono invisibile, su questo ti do ragione. Cioè, i miei vicini di casa non sanno chi sono, al bar non sanno chi sono. Sì. Qualcuno al bar l'hanno scoperto dopo anni, insomma, che faccio l'editore, perché per loro sono editore, basta. Sì. Cosa diresti a un ragazzo che ha 24, 25, 26 anni e deve costruire il suo futuro? Cosa gli diresti? Su cosa gli consigli di investire? Cosa gli consigli di fare? Beh, dal mio punto di vista è chiaro che tornando indietro nel tempo avrei investito molto di più nella mia formazione, sia interiore sia tecnica, perché non l'ho fatto. Ma io vedo che tanti giovani non lo fanno, cioè finisce l'università e vanno in giro per il mondo senza una vera formazione, cioè hanno solo una formazione tecnica quando va bene. Però non hanno una formazione alla vita, ecco, quello che gli americani chiamano il life coaching, il fatto che qualcuno ti formi per capire come muovermi in questo mondo. Quindi le regole base non vengono date, investirei in quello, cioè comincerei a capire come fare a interagire con le persone. Per esempio, se tu non conosci la legge dello specchio, se tu non sai come funziona il giudizio, è difficile interagire con gli altri perché non sai proprio come prendere le persone, non ti spieghi certi comportamenti delle persone. Allora vivi nella paura. È un giovane di 23, 24, 30 anni anche, che si butta nel mondo e ha paura, perché di fondo c'è quello. Una delle prime cose che
il ragazzo deve ammettere nel momento in cui si getta nel mondo è che ha paura. Perché è così? Perché ha paura già prima di finire l'università, perché ha paura prima di finire le scuole superiori. E con questa paura, se non ci lavori sopra, se ottieni risultati, è veramente un miracolo. Perché io vedo come sono messi questi ragazzi, non hanno nessun appoggio psicologico forte, non hanno nessun valore alla base. Per cui vieni letteralmente gettato nel mondo. E la prima cosa che io insegno è la filosofia del mondo che si trova all'interno e non all'esterno. Cioè, il mondo si trova dentro di me, si trova dentro la mia coscienza. So che è una cosa forte da dire, però è così. Se questo è troppo forte, diciamo che il mondo è una mia proiezione. Il mondo mi fa da specchio. È meno d'impatto come frase, però alla fine dice la stessa cosa. Allora, se tu cominci a muoverti nel mondo, ad andare a fare un colloquio di lavoro, sapendo che quelle persone sono dentro di te, sapendo che quelle persone sono il riflesso di quello che tu sei e ti diranno e ti faranno solo le cose che ti servono, È bellissimo. cambia tutto, è un gioco, diventa un gioco la vita. Invece quando tu vai in un posto e sai che ti può succedere qualunque cosa e sai che quelle persone possono farti qualunque cosa, trattarti in qualunque modo, è molto diverso, vai lì con un'ansia di base. Quando invece tu puoi andare lì dicendo ok, possono anche dirmi cose terribili che mi faranno stare male, ma le sto creando io. È a me che serve quello che mi stanno dicendo. Perché anche loro sono la mia proiezione, anche se non li conoscevo fino al giorno prima. Ecco, ho fatto solo questo esempio, che è il concetto principale di tutto il lavoro su di sé. Ma questo cambia la vita, eh? Abbiamo un lavoratore, abbiamo uno studente, abbiamo qualcuno che cerca lavoro, visto che stiamo parlando di ventenni, che ha un altro approccio, che non è uno schiavo che non inizia a lavorare con la mentalità del dipendente, ma comincia a lavorare con la mentalità di qualcuno che deve collaborare a un progetto ed è già molto diverso. E un giorno probabilmente avrà lui a sua volta un suo progetto. Ecco, questo manca questo tipo di formazione. E se io l'avessi avuta, sarei stato molto contento. Però, come al solito, non ha senso dire se, evidentemente, per poter insegnare queste cose e per poter capirle profondamente, non mi dovevano essere date all'epoca, ecco, così le ho dovute scoprire io nel corso dei decenni. Va bene, va bene. Ti Grazie ringrazio a te. molto. E per concludere il discorso, per tutti quelli che ci stanno seguendo, vi ricordo, ragazzi, che Salvatore sarà nostro ospite ad appuntamento col futuro. Quindi, la sua frase sulla formazione non voleva essere un venire all'appuntamento col futuro, cioè la formazione va bene tutto quando è di qualità. Però, dato che mi permetto, dato che insomma c'è, non so, penso sarà l'unica volta, non so se riuscirò a riportarlo ad appuntamento col Non si futuro. può sapere. Noi Vedremo nel viviamo nel qui e futuro, ora, veniamo nel quindi. qui e ora, nel presente, quindi già futuro, appuntamento col futuro. Appuntamento con l'adesso. Esatto. Potevamo intitolarlo. Che poi anche lì ci sarebbe un sacco di cose da dire, ma cioè sul fatto che tu dici sempre vivere il presente non vuol dire fare i programmi, eccetera, eccetera. Mo' vabbè, non c'è tempo, però è un concetto importante che sicuramente riprenderemo, perché fare programmi per il proprio futuro non vuol dire non vivere nell'adesso, anzi, tutto il Sì, contrario. infatti, comunque si Piuttosto può vivere fare. nell'adesso e fare programmi per l'adesso futuro, chiaramente. Che non vuol Esatto. dire infatti vivere alla giornata, sono due cose completamente diverse, vivere nell'adesso o vivere alla giornata. I veri leader vivono nell'adesso, non vivono alla giornata. Assolutamente. Detto questo, Salvatore sarà ad appuntamento col futuro della prossima edizione, che sarà 4-7 Sì. aprile. Lui ci sarà il primo giorno e tratteremo proprio questi due temi. Io tratterò la mattina proprio quello di cui parlava Salvatore, il concetto che il mondo è dentro di te, quindi andremo a vedere proprio il presupposto del lavoro su di sé, che tu stai creando la tua realtà, mentre Salvatore di pomeriggio farà un bellissimo intervento su come trovare la tua missione. Quindi parlerà proprio di questo, Sì. parlerà di come può fare un ragazzo semplicemente a trovare la sua missione da un altro punto di vista che sicuramente non avete mai sentito. In questo senso, insomma, sarà. Non so se volevi aggiungere qualcosa anche dal punto di vista della missione, giusto per Beh, introdurre. che non dirò qual è la vostra missione, chiaramente, Sì, perché poi ci sono sempre quelli che si aspettano, che interrogherò ciascuno e ciascuno potrà chiedermi a sua volta Dimmi, qual è la mia Salvatore, tu che sai missione. tutto, dimmi qual è la mia missione, io devo capire. No, quindi non ci sono neanche tecniche, c'è un, come dicevo prima, c'è un nuovo approccio alla vita che ti permette di vivere nella tua missione.
Questo sì, e questo può essere trasmesso. Va bene, ci vediamo d'appuntamento col futuro. Ti Grazie. aspetto, grazie per questa intervista e insomma, ci Grazie vediamo a te, grazie a quando ti verrà l'anno. tutti. Un Ciao. abbraccio. Anche a te, ciao.